3 decessi in poche ore si sono registrati in Irpinia, si tratta di pazienti positivi al Covid-19, l'ultima vittima proveniva dal centro Minerva di Ariano Irpino, calano i contagi, mentre a Campo Genova sono stati già effettuati quasi 400 test rapidi, 3 dei quali risultati positivi. La Procura di Benevento istituisce un pool di magistrati obiettivo definire eventuali responsabilità circa la gestione dell'emergenza di alcune strutture sanitarie nel Sannio. Intanto cresce il numero dei contagiati su tutto il territorio provinciale, ora sono 134. La solidarietà in primo piano nell'emergenza coronavirus, la Caritas di Benevento e i Carabinieri insieme per l'iniziativa del paniere alimentare, mentre diversi comuni metteranno a disposizione buoni spese e uova di Pasqua per i bambini. Emozioni al San Pio di Benevento con il flash mob della Misericordia. Le difficoltà legate all'emergenza coronavirus toccano anche il settore della cultura. Perplessità ma anche speranze arrivano dal mondo della musica. L'Hub TV, il cantautore Gianmarco Carroccia ha portato un po' di serenità con la musica di Battisti. Bentrovati a questa nuova edizione del Lab News. 3 decessi in poche ore in Irpinia per pazienti positivi al Covid-19. L'ultima vittima proveniva dal centro Minerva di Ariano Irpino. È un 89enne di Casalbre, l'ultima vittima irpina positiva al coronavirus, la 43esima dall'inizio dell'emergenza, ma soprattutto la terza in poche ore. La donna era ricoverata nel reparto di medicina al Frangipane di Ariano e proveniva, insieme ad altri anziani, dal centro Minerva. Si va ad aggiungere ai 2 precedenti e ravvicinati decessi, uno registrato stamane alla città ospedaliera relativo ad un 68enne di Ospedaletto d'Alpinolo, aggravatosi nelle ultime ore, e un altro ieri sera nel nosocomio del Tricolle riguardante una 77enne di Melito Irpino, ricoverata sempre nel reparto di medicina. Dunque, a dispetto di un solo caso di contagio nell'ultimo giorno di rilevazione e 5 nelle ultime 72 ore, in Irpinia si continua a morire, mentre l'incidenza del contagio, con 374 casi su 2.397 tamponi effettuati, è del 15,60%. Anche quest'oggi, intanto, sono moltissimi gli avellinesi che hanno deciso di fare il test rapido nell'area attrezzata di Campo Genova, dove si sono visti anche l'onorevole Gianfranco Rotondi e il vice direttore della Caritas diocesana Don Vitaliano della Sala. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Festa, sembra aver ricevuto il consenso della popolazione, già effettuati circa 400 prelievi con 3 casi positivi che saranno verificati attraverso il tampone rinofaringeo. Per qualcuno però, come si può vedere anche dalle immagini della fila di chi attende il suo turno, anche questo, seppur in auto, è un tipico assembramento poco consono alle misure restrittive anti-Covid. Mentre arriva anche il primo resoconto delle visite in assistenza domiciliare attraverso le 4 unità mobili dell'ASL. Sono 20 nei primi 3 giorni. Dopo l'ordinanza regionale da parte del governatore della Campania De Luca, Paolisi questa mattina si è svegliata blindata dalle forze dell'ordine che presidiano il territorio. È l'ottavo comune italiano dichiarato zona rossa. La notizia nella tarda serata di ieri, con tanto di ordinanza regionale a firma del governatore della Campania De Luca, non si esce e non si entra da Paolisi, ora è zona rossa. Dopo il focolaio di Villa Margherita, ora l'azienda avicola Mauro, come epicentro del Covid nel Sannio e in Valle Caudina. Allo stato conta 20 persone contagiate, oltre alla 21esima, una donna anziana morta a Rummo pochi giorni fa. Dopo i primi 7 casi nei giorni scorsi, si erano registrati ulteriori 7 tamponi positivi nella serata di martedì. Nella mattinata di ieri, altri 6. Si tratta di dipendenti della vicola, ma anche i loro familiari. Per quanto riguarda l'ordinanza su tutto il territorio comunale, tutti hanno il divieto di allontanamento e allo stesso tempo è imposto il divieto di accesso al paese. Tutti gli uffici pubblici devono sospendere le attività, fatta salva erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Disposta inoltre la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal comune, e la misura disposta anche l'isolamento domiciliare obbligatorio fino al 20 aprile per coloro che sono già risultati negativi.
Nella tarda serata di ieri si è espresso anche il sindaco del paese Maietta, impossibile raggiungerlo telefonicamente, attraverso un comunicato stampa, rassicurando la popolazione. Cari cittadini di Paulisi, dice, non è il momento di abbatterci, con forza, pazienza e tanta buona volontà supereremo tutto. Intanto questa mattina le entrate e le uscite di Paulisi sono state presidiate dai carabinieri, le zone interne chiuse al traffico. Ora Paulisi è un paese fantasma e rientra nella lista delle zone rosse d'Italia, già nella serata di ieri ad oggi, l'ottavo comune in Campania chiuso per il contagio del coronavirus. Ad esprimere vicinanza il consigliere regionale Mortaruolo, che ha inviato un messaggio di solidarietà alla comunità di Paulisi e dice: restiamo a casa, non molliamo, insieme possiamo farcela, io e la regione Campania saremo al vostro fianco. Non solo Mortaruolo, ma anche il deputato Maglione ha espresso vicinanza alla popolazione e dice: la zona rossa a Paulisi è una misura necessaria, figlia purtroppo delle responsabilità di alcuni. Solo vicino e solidale all'intera popolazione, al Consiglio Comunale e al Sindaco Maietta. Anche in questo caso, ha tonato Maglione, come per Villa Margherita, ritengo necessario che l'autorità giudiziaria faccia i dovuti approfondimenti per definire eventuali responsabilità che vanno punite, poiché in un momento così delicato gli egoismi non sono ammessi. La Valle Caudina e l'intero Sannio sono vicini agli amici di Paulisi. Sulla morte delle sorelle di Salsa Irpina continua a indagare la Procura di Avellino, ma l'ipotesi più accreditata sembra essere quella del suicidio. Sarà l'autopsia disposta dal sostituto procuratore Luigi Iglio, titolare del fascicolo d'indagine, a chiarire i residui dubbi sulle cause della morte delle sorelle Marra ritrovate senza vita martedì nella loro abitazione di via Manfra a Salsa Irpina. In un primo momento, con il trasferimento delle salme al cimitero comunale di Sorboserpico, sembrava che magistrato e investigatori avessero definito i motivi e le circostanze dei decessi di Lucia, 53 anni, ex addetta al desktop del reparto oncologico del Moscati di Avellino, e Cecilia, 55 anni, insegnante di musica. Evidentemente però non tutto quadra, e anche il medico legale, che due giorni fa ha effettuato l'esame esterno sui cadaveri, i prelievi per i test tossicologici e i tamponi anti-Covid post mortem, ieri risultati negativi, necessita di ulteriori certezze. La stessa dottoressa Carmen Sementa infatti eseguirà oggi il primo esame autoptico e domani mattina il secondo. L'ipotesi più accreditata comunque resta quella del doppio avvelenamento da farmaco. Farmaci ritrovati vicino ai corpi delle due sorelle in camera da letto. Questo porterebbe a definire le morti come la tragica conseguenza di un doppio suicidio, ma a questo punto, prima di fare altre congetture, si dovrà aspettare l'esito dell'autopsia. A Benevento è istituito un pool di magistrati che dovranno individuare eventuali responsabilità nella gestione dell'emergenza Covid nel Sannio. Un pool di pubblici ministeri che si occuperà di tutta l'attività di indagine che riguarda l'epidemia di coronavirus nel Sannio. Lo ha annunciato all'ANSA il procuratore di Benevento Aldo Policastro, che già lo scorso 31 marzo ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'obiettivo di definire eventuali responsabilità nella gestione dell'emergenza in alcune strutture sanitarie pubbliche e private nel Sannio, ma anche in Irpinia, precisamente ad Ariano. Saranno nelle mani di questo pool, composto dallo stesso procuratore e da altri due sostituti, tutte le denunce e gli esposti con notizie di reato sin dall'inizio dell'emergenza. In particolare, sotto la lente della Procura di Benevento è finita la gestione dei primi malati risultati positivi nelle strutture sanitarie. È un'indagine delicata e abbiamo bisogno di lavorare con la massima serenità e riservatezza nel rispetto sia delle vittime e dei loro familiari che degli operatori sanitari, che stanno dando il massimo, ha sottolineato il procuratore Policastro. Chi chiede l'intervento della magistratura è anche il sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo. Il primo cittadino, Titernino, critica l'ASL per i lunghi tempi di attesa per il tampone dei contatti diretti di pazienti affetti da Covid, ma più in generale una gestione epidemiologica errata. Chiediamo, dice Maturo, che l'ASL individui un protocollo condiviso per tutti i comuni, nel quale si stabilisca che tutti i contatti diretti vengano alla fine della quarantena sottoposti quantomeno al test rapido, e in caso di positività di quest'ultimo si renda obbligatoria la conferma mediante tampone. La nota arriva nel giorno in cui a Cusano Mutri sono stati ufficializzati due nuovi contagi, facendo salire ad 8 il numero delle persone che hanno contratto il virus. Secondo il bollettino odierno dell'ASL, di positivi nel Sannio sono 134, molti sono in assistenza domiciliare, poco più di 20 si trovano in altre strutture della provincia, mentre 34 i sanniti sono ricoverati al San Pio. Dal nosocomio beneventano però arriva una buona notizia: oggi sono state dimesse 3 persone. No all'emergenza coronavirus come strumento di campagna elettorale. Il capogruppo consiliare Luca Cipriano attacca il sindaco di Avellino Gianluca Festa.
La necessità di un ritorno al confronto democratico tra i consiglieri comunali di Avellino, in questa fase soprattutto tra i capigruppo di maggioranza e opposizione, è stato recepito dal prefetto Paolo Aspena, che in risposta all'istanza dei consiglieri di minoranza ha messo spalle al muro il presidente dell'Assise, Ugo Maggio, e lo stesso sindaco Gianluca Festa Rei, di aver congelato ogni forma di dibattito e comunicazione sulla cosa pubblica. Sull'importanza di un ripristino del normale scambio di opinioni e proposte interviene il capogruppo di Mai Più, Luca Cipriano. La parola d'ordine è abbassare i toni e non strumentalizzare l'emergenza coronavirus. Il prefetto ha bacchettato duramente il presidente del Consiglio Comunale Ugo Maggio e il sindaco Gianluca Festa, li ha di fatto obbligati a ristabilire le regole democratiche ed entrambi subito si sono affrettati ieri a convocare una conferenza dei capigruppo, a dare una disponibilità per la convocazione del Consiglio Comunale e a ristabilire anche il funzionamento delle commissioni. Dico che in questo momento così drammatico per la città di Avellino servirebbe maggiore senso civico, sensibilità istituzionale. Il sindaco deve sicuramente abbassare i toni e capire che il coronavirus non è una campagna elettorale, non è uno spot permanente elettorale e che spesso la sua agitazione ha comportato solo ed esclusivamente danni. L'obiettivo è quello di un ritorno alla normalità o almeno a qualcosa di molto simile nei rapporti istituzionali e nel rispetto dei ruoli. Bene i test rapidi quindi, ma sulle modalità e l'approccio alle questioni si discuta con tutti quanti hanno ricevuto un mandato dagli elettori. Detto questo, sono favorevole affinché si facciano quanti più test possibili nella città di Avellino, li facciano le autorità competenti, la ASL, il Moscati, gli ospedali, le autorità sanitarie. Sono favorevole a che si mettano in campo misure immediate per contrastare la povertà, le persone che sono a casa in difficoltà, i negozianti chiusi. Sono favorevole perché si offrono tanti servizi anche a domicilio ai cittadini avellinesi che sono ormai da oltre un mese chiusi in casa e saremo purtroppo ancora per molto tempo costretti ad essere chiusi in casa. Di questi argomenti parleremo il 20 di aprile, anche qui il sindaco con grande arroganza ha posticipato tra oltre 10 giorni l'incontro con noi consiglieri comunali, ma va bene, ne prendiamo atto, questo è il suo atteggiamento, faremo le nostre proposte sperando che Avellino possa riconquistare un clima di normalità e democrazia il più vicino alla normalità appunto possibile. La riapertura di fabbriche e attività prevista gradualmente dopo le festività pasquali è terreno di scontro. Il segretario della CGIL di Avellino, Franco Fiordellisi, chiede misure di prevenzione. Servono tecnici, servono approfondimenti, serve chiarezza e non atti, diciamo, di forza da parte di imprenditori più o meno seri che col sindacato e con i lavoratori non si vogliono mai confrontare, ma ancor di meno anche con i primi cittadini dei comuni. Parallelamente all'emergenza sanitaria, in queste ore si discute anche di quella socio-economica, quale riflesso condizionato dell'epidemia da coronavirus. In Irpinia, come altrove, il dibattito sulla ripresa delle attività è molto acceso. Da una parte imprenditori e organizzazioni datoriali che invocano l'apertura delle aziende e dall'altra alcuni sindacalisti, come il segretario provinciale della CGIL di Avellino, che predicano prudenza. Proprio Franco Fiordellisi, infatti, più che mai in questo periodo, sta facendo della tutela della salute dei lavoratori una battaglia. Senza preclusioni preconcette, ma a partire dal distretto conciliare di Solofre e fino agli altri stabilimenti industriali irpini, cercando una collaborazione necessaria alla messa a punto di buone pratiche sulla prevenzione e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Abbiamo lanciato e continuiamo a sostenere la necessità di un piano concreto di verifica per evitare il contagio o il diffondersi ulteriormente dell'epidemia da Covid-19. Abbiamo chiesto alla prefettura e quindi ai sindaci una verifica costante insieme alle organizzazioni sindacali e datoriali, perché noi non siamo per la chiusura ad oltranza, ma siamo per la certezza che non ci siano rischi di propagare e di continuare ad allargare il diffondersi dell'epidemia tra i lavoratori che usano spazi comuni e strumenti comuni. Ma sulle verifiche da effettuare con i test veloci in maniera compatta nelle aziende del territorio, Fiordellisi striglia l'ASL che, a suo avviso, starebbe agendo a macchia di leopardo, non si sa bene in base a quali criteri. L'ASL, che dovrebbe non scegliere a chi o non chi fare i test sierologici, ma renderli in maniera uniforme e oggettiva a tutte quante le imprese e le aziende che ne fanno richiesta, in primis le RSA e gli organismi sanitari, perché è lì che dobbiamo stare attenti per evitare che ci sia, come dire, si rompa la catena della prevenzione e della tutela dei cittadini e dei lavoratori. La Caritas di Benevento e i Carabinieri insieme per l'iniziativa solidale Il Paniere Alimentare. Vediamo.
La Caritas di Benevento ha avviato questa mattina l'iniziativa del paniere alimentare in collaborazione con diverse aziende del territorio, carabinieri, esercizi commerciali, CEI e semplici cittadini, oltre 600 le domande per le persone che vivono in un contesto di difficoltà anche dopo l'emergenza del coronavirus. Al Viale Atlantici presso l'ex scuola allievi carabinieri al via l'iniziativa che vuole dare un sostegno in questo periodo complicato. Entusiasta il capitano della compagnia dei carabinieri di Benevento, Vincenzo Falce. È un momento difficile per tutti. Chiaramente per alcune famiglie queste misure di contenimento stanno creando dei problemi maggiori proprio nella quotidianità, e da qui nasce l'idea del paniere solidale che stiamo distribuendo già da stamattina. È un paniere in funzione del numero delle persone che compongono il nucleo familiare. Un miracolo, perché si è messo in moto la solidarietà di Benevento, così il direttore della Caritas Don Nicola De Blasio, che spiega ai microfoni in cosa consiste il paniere alimentare, un aiuto per le fasce di cittadini in difficoltà. Noi siamo andati a coprire quella fascia di persone che venivano esclusi da tutti i benefici, e quindi abbiamo creato un paniere alimentare. Noi non abbiamo voucher, nel senso che non possono andare a fare spese, ma abbiamo creato quel paniere alimentare che prevedono tutti i prodotti di primissima necessità che possono sostenere le famiglie, liberare delle risorse perché loro possono comprare altre cose che nel nostro paniere non trovano. Il coronavirus non ferma le donazioni nel Sannio e nell'Irpinia. A Pasqua i cittadini bisognosi avranno a disposizione buoni spesa, pacchi alimentari, ma anche uova di cioccolato per i bambini. Un pacco alimentare per quanti versano in uno stato di difficoltà, un problema sanitario ma anche di tipo economico, tra attività, artigiani e tipologie varie che sono fermi a causa del fenomeno del coronavirus. E così il sindaco di Airola ha consegnato nella mattinata di mercoledì il pacco che contiene beni di prima necessità alle famiglie bisognose: uova, latte, pelati, formaggio e pane. Da qui il monito del primo cittadino: la quarantena si prolunga, fate la spesa essenziale. Alla gente che saranno, diciamo, titolari di questo buono di spesa, io lo inviti a fare la spesa essenziale, perché il tempo è lungo, non è un tempo che finisce fra un mese, il tempo si allungherà. Noi arriveremo in estate e le persone che non lavorano, le persone che hanno attività, che non possono aprire le porte, sicuramente avranno grandi difficoltà. Quindi noi ci dobbiamo allungare del tempo e dobbiamo allargare il range delle persone in difficoltà. Anche a Puglianello il sindaco Rubano ha consegnato il pacco alimentare colmo di beni primari e buoni spesa, ma non solo spesa. In vista della Pasqua sono diversi i comuni del Sannio e dell'Irpinia che praticano solidarietà ai cittadini. Buoni pacchi e uova di Pasqua per i più piccoli. Ad esempio, i volontari della Protezione Civile di Guardia San Framondi distribuiranno un uovo pasquale ad ogni bimbo nato nell'arco temporale che va dal 2009 al 2020 e che sia residente nel territorio comunale. La consegna, che avverrà con le dovute precauzioni utilizzando i dispositivi di protezione, sarà effettuata con mezzi addobbati con palloncini e allietata con musica divertente. Un modo questo per augurare alle famiglie una Santa Pasqua e soprattutto regalare un sorriso in questo momento triste e difficile. Un flash mob particolare con inno nazionale, clacson e applausi, così la Misericordia di Benevento ringrazia l'ospedale San Pio. La Misericordia di Benevento ha voluto manifestare solidarietà e vicinanza a tutto il personale sanitario per il lavoro che si sta svolgendo in queste settimane per l'emergenza coronavirus. In via del Cogliano a Benevento, presso la sede del 118, e al viale Mellusi, presso la sede di Croce Rossa, i volontari hanno suonato l'inno nazionale e i clacson per manifestare tutta la propria vicinanza. Inoltre è stato ricordato anche come il Sannio ha pagato caro questa emergenza con la perdita di Salvatore Calabrese, il 56enne di Solopacca, capo del 118, deceduto dopo aver contratto il Covid-19. Ma non solo ringraziamenti al personale medico e paramedico dell'azienda ospedaliera San Pio. Il presidente della Misericordia, Iacoviello, ai microfoni fa il punto della situazione con consegni di medicinali e pasti ai più bisognosi. Sta andando tra virgolette bene, nel senso che noi dall'8 di marzo abbiamo iniziato in maniera davvero incisiva questa consegna di farmaci a domicilio per evitare che la gente uscisse da casa.
prima, prima di marzo, era riservato alle persone oltre 65 anni. Adesso lo facciamo con tutti. Tutti devono stare in casa perché adesso veramente è il momento cruciale. Quindi noi ribadiamo, chiamateci, portiamo i farmaci. Dalla settimana scorsa anche il pasto abbiamo iniziato a distribuire in collaborazione con il Comune di Benevento. Quindi il Taxi Farmaco è attivo tutti i giorni. Non esitate a chiamarci. E non vi preoccupate se siete giovani, meno giovani e quant'altro. Non uscite da casa. Un mese di conferenze online, corsi sul web e tesi di laurea, l'Unisannio non si ferma. 229 corsi sul web, focus, confronti, seminari, sedute di laurea online, discussioni di esami e aperitivi social con il prof. L'Unisannio non si ferma e da un mese è in contatto con studenti e docenti per garantire al meglio le attività didattiche con lo slogan hashtag Unisannio non si ferma. Ma non solo didattica, anche scambio di auguri pasquali e gli scenari futuri, il tutto realizzato sulla piattaforma social Facebook. Ieri la videoconferenza in cui hanno preso parte il rettore Canfora, l'addetto stampa del Grosso, il direttore generale Gianluca Basile e il rappresentante degli studenti Gabriele Uva, attività dietro uno schermo dunque, con il cuore però nell'Ateneo Sannita. All'Hub TV uno degli studenti che ha preso parte a diverse sedute online, generoso Uva, che ha parlato dei suoi giorni di quarantena e delle attività dell'Università degli Studi del Sannio. La nostra università si è attivata da subito per non farci mancare assolutamente nulla, a partire dai corsi. A distanza di pochi giorni da quando è stato emanato il decreto che prevedeva la chiusura totale, l'università ha istantaneamente provveduto all'attivazione di corsi online per garantire le lezioni a tutti gli studenti. Allo stesso modo ha garantito, e questo lo ritengo una cosa importantissima e soprattutto è stato un primato riconosciuto a livello nazionale, la possibilità a chi aveva già previsto di laurearsi di farlo in una maniera virtuale. Tant'è vero che a marzo si sono tenute le sedute di laurea. Fare un sacrificio oggi per stare tranquilli domani, questo è il pensiero dello studente universitario in vista delle misure per contenere il contagio del coronavirus. Noi giovani siamo di questo parere. Cioè, preferiamo riposarci oggi, perché è giusto farlo, per correre come non mai domani, senza preoccupazioni e soprattutto senza correre il rischio di doverci rifermare, perché questo non ce lo possiamo permettere. Sia noi come giovani, e insomma, più passa il tempo, più dobbiamo costruire il nostro futuro, sia l'intero sistema paese. L'inno di Mameli porta la speranza nelle case degli italiani. A suonarlo questa volta è l'Orchestra Filarmonica di Benevento. Di Mameli, suonato ognuno nella propria stanza, nel proprio studio, diventa una esecuzione unica dove ogni musicista si unisce virtualmente e diventa orchestra. È l'esperimento riuscitissimo dell'Orchestra Filarmonica di Benevento, un modo per veicolare attraverso la musica piccole note di speranza a tutte le persone che sono a casa e che in questo momento storico indimenticabile possono sentirsi parte di una comunità unica, quella italiana, che con forza va avanti e si rialza. Il video che abbiamo appena visto dell'inno di Mameli è stato un tentativo di far uscire dalle nostre case la nostra musica e abbiamo pensato di mettere insieme tutti i nostri orchestrali in un brano che ci unisse nel modo più assoluto, e quindi abbiamo registrato questo inno di Mameli montando ognuno la sua parte. Il buon Emilio ha curato il montaggio e è venuto fuori quello che abbiamo appena visto. Nei prossimi giorni, proprio sabato, andrà in diretta streaming su YouTube, sul canale dell'Orchestra Serba, se non sbaglio, sì, giusto, del Teatro Nazionale Serbo, un progetto che ha coinvolto molti enti, tre in particolare: Samsun Opera,
la Serbian National Theater, il Serbian National Theater e l'Orchestra Filarmonica di Benevento, il coro anche della Samsung Opera. In pratica si tratterà dell'Inno alla Gioia di Beethoven, dato che quest'anno ricorre il 250° anniversario, e verrà montato molto similmente con ciò che abbiamo fatto, come ciò che abbiamo fatto insomma con l'orchestra, questo Inno alla Gioia, dove c'è coro anche e tre orchestre che suonano contemporaneamente. Maia Martini ed Emilio Mottola sono due dei componenti della OFB, l'orchestra nata nel 2015 da ex studenti del conservatorio, che vanta collaborazioni con i più grandi maestri come Ezio Bosso e Antonio Pappà. E alle 20.30 non perdete l'appuntamento con lo speciale dedicato proprio all'Orchestra Filarmonica di Benevento. Adesso invece andiamo a Fondi, in provincia di Latina, dove abbiamo incontrato Gianmarco Carroccia, il cantautore e anche interprete delle canzoni di Lucio Battisti. Vediamo. Bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gocce tue. Due arance ancor più rosse. Ci sono canzoni che restano nel sempre, quelle che ci tramandiamo nel DNA da buoni italiani e che accompagnano i momenti speciali da generazioni. Sono le canzoni di Lucio Battisti, autentiche poesie in musica che conosciamo sin da bambini e che fanno parte del nostro patrimonio culturale. Gianmarco Carroccia è un interprete straordinario delle canzoni di Battisti, che da diverso tempo sta portando avanti un interessante progetto musicale insieme a Mogol dal titolo Emozioni, dove il palcoscenico diventa tributo al celebre cantautore. Abbiamo incontrato Gianmarco Carroccia virtualmente, che da casa sua, nella cittadina di Fondi, ci ha parlato di come questa quarantena sia lesiva per il comparto culturale, di come sarà complicato ricominciare. Il settore dello spettacolo è un settore che io devo dire che ho sentito nominare molto poco dai nostri politici e da tutte queste persone che partecipano appunto a queste trasmissioni dove si parla continuamente di questa malattia e di tutti i settori che vanno aiutati, però stranamente la cultura, di cultura se ne parla veramente molto poco ed è appunto il settore secondo me che sarà l'ultimo a ripartire dopo questa bufera. Carroccia ci ha presentato in anteprima anche un suo inedito che presto farà parte di un album a cui sta lavorando insieme al maestro Mogol. Datemi un vinile nella mia Vespa e una chitarra, un profumo di aranceti sopra la mia terra, le mie sette note, un foglio bianco e una matita, affinché io possa raccontare la mia vita. E vi ricordo che alle 20, subito dopo il telegiornale, in replica alle 23.30, andrà in onda lo speciale sul cantautore Gianmarco Carroccia. Il coronavirus in un film, la pellicola si intitola Quarantena Live ed è del regista Giuseppe Aquino. Vediamo. Si intitola Quarantena Live, il film diretto dal regista Giuseppe Aquino che racconta le storie di tante famiglie in questa emergenza del coronavirus. La pellicola, ancora in corso d'opera, sarà la testimonianza di uno spaccato di vita e di vite di ogni parte del mondo, dove la paura, l'amore e la speranza sono il filo conduttore delle storie. Questo è un film vero che racconta davvero tutte le verità, ma su una trama fiction. Il film si svolgerà almeno 30 case diverse, 30, potrebbero diventare anche 50 perché questa notizia è diventata virale. Io ho sbagliato all'inizio perché ho degli amici a New York, a Manhattan, mi hanno dato gli inviti e loro l'hanno fatta diventare virale e quindi ho tantissime richieste per partecipare a questo film. Bene, è tutto, adesso vi lascio al Meteo Regionale, grazie per essere stati con noi, buonasera. Il meteo è presentato da... È giusto restare a casa, sono le regole. E ora, anche se sei giovane, è il momento di rispettarle, per il bene di tutti. Ma se ognuno di noi allunga il braccio verso l'altro, sembrerà quasi di toccarci, anche se solo virtualmente.
Anche noi che ci alleniamo sempre per superare i limiti, adesso dobbiamo rispettarli. Insieme possiamo far vincere all'Italia anche questa partita. Insieme possiamo essere uniti, anche se distanti.